Dopo Vallefoglia, Petriano e Apecchio, dal 18 al 25 febbraio il comune di Pergola, il quarto protagonista di 50x50 Capitalia al quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro e Urbino a turno capitale per una settimana lungo il 2024. Entriamo finalmente nel vivo di questo progetto, per il quale ringrazio fortemente l'amministrazione pesarese per aver coinvolto tutto il territorio e tutte le città e anche i piccoli comuni della provincia. Nella prossima settimana numerosi saranno gli appuntamenti promossi e realizzati e partecipati dalle numerose associazioni locali. Arte, musica e itinerari per scoprire le bellezze del territorio. Si parte il 18 febbraio con un programma dal titolo L'Oro Blu, ricco di appuntamenti. Sì, inizieremo lunedì mattina con l'apertura di questa settimana e l'inaugurazione delle installazioni urbane a cura della Proloco. Poi si proseguirà anche martedì mattina, ad esempio, un appuntamento a cui parteciperanno anche gli studenti, perché è molto importante anche questa unione, questa partecipazione rivolta anche ai più giovani e ai ragazzi. E quello appuntamento sarà dedicato alla collezione Piccinini e dal titolo Pietre che cantano, ed è un progetto di welfare culturale che stanno portando avanti alcune associazioni. Nel pomeriggio ci sarà un appuntamento promosso dall'Unilit. Il mercoledì passeremo poi alla musica con un'iniziativa a cura del coro pergolesi molto importante, che vede il coinvolgimento, non sarà solo un concerto, un'esibizione, ma una performance con il coinvolgimento di altri cittadini che potranno partecipare e prendere parte a questo laboratorio. Tra gli appuntamenti da non perdere, il tour di Pergola accompagnati dai viaggiatori della Proloco in programma giovedì 22 febbraio. All'interno di Proloco c'è un gruppo di volontari e volontarie veramente formidabile che si chiama Viaggiatori, e quindi noi il nostro ruolo, la nostra funzione è quella di accompagnare i visitatori che raggiungono Pergola per fargli visitare quei posti che normalmente magari sono chiusi e quindi non facilmente accessibile. Noi quasi a tutte le ore del giorno e della notte, senza esagerazione ovviamente, però rispondiamo alle chiamate, alle convocazioni che ci arrivano anche tramite il Museo dei Bronzi Dorati, perché le persone chiedono allora: oltre al Museo dei Bronzi Dorati che altro possiamo vedere? E quindi c'è questo gruppo di volontari veramente disponibilissime e bravissime che nell'arco di un anno, due anni hanno acquisito una capacità, una professionalità da fare invidia alle migliori guide sul territorio.